Siamo a Sassari e con i ragazzi del liceo Marconi andiamo a scoprire i tesori del museo Sanna. Secondo te, che importanza ha per te monumenti aperti per una città come Sassari, per voi? Per me comunque serve per conoscere anche aspetti della città che non conosciamo. Io perlomeno l'anno scorso ho fatto Palazzo Giordano e comunque è stata un'esperienza bella perché ci passavo sempre davanti, però non sapevo bene cosa fosse. Invece cioè, comunque riesco a vedere delle cose che già vedevo in un modo diverso. Quindi comunque in qualche modo anche cioè, conosco meglio la mia città. Senti un po' di responsabilità. Sì, sì, un po' di responsabilità sempre, perché comunque è un modo di rapportarsi con gli altri, e, diciamo, come posso dire, soprattutto i primi giri, si ha molta ansia perché si deve riuscire a spiegare bene tutto quanto, a farsi capire dagli altri, però allo stesso tempo si deve sembrare preparati. E quindi sì, è molto, diciamo che all'inizio è molto difficile, soprattutto perché magari ti senti anche un po' giudicato dalle persone, perché loro si aspettano tanto comunque da te, anche se tu sei uno studente. Pensando a monumenti aperti, adesso avete visto, voi vi curate di questo museo, però ci sono anche tanti altri monumenti. Non vi sembra che la vostra città sia bellissima o più bella? Sicuramente sì, dobbiamo dire che a Sassari molti, diciamo anche palazzi, Sassari è ricca anche di palazzi abbandonati completamente, quindi in questa occasione sicuramente intanto rivediamo meglio molti aspetti della città che molto spesso sottovalutiamo. E, durante l'anno magari nessuno pensa, non lo so, andiamo a Palazzinato o una cosa del genere, invece con questa occasione riusciamo anche a riscoprire un pochettino la nostra città. Tu sarai una guida adesso di questo museo. Ecco, che sensazione ti dà questa cosa? Mi darà tipo la sensazione di lavorare perché comunque vedi. Cioè, io sono andato nei musei nelle altre città e comunque devono cercare di attirare l'attenzione alle persone. E non è facile sempre perché comunque 20 persone fanno abbastanza rumore, chiacchierano e si distraggono. Invece c'è gente veramente brava, quindi sarà abbastanza divertente provare a fare come loro. Stai studiando la parte. È un po' uno spettacolo teatrale, devi sapere bene una parte. Sì, perché comunque alla fine bisogna anche riuscire a medesimarsi e comunque bisogna anche cambiare rispetto al gruppo che ci si trova, perché bisogna, cioè, ci sono gruppi magari più attenti di cui bisogna riuscire a catturare l'attenzione, altri che comunque sono molto più interessati e quindi alla fine fanno anche le loro domande perché vogliono proprio sapere di più. Ma hai paura della domanda a cui non sai rispondere? Beh, ovviamente, però comunque alla fine loro non sanno a cosa devi rispondere, quindi bene o male... Cioè ti arrampichi sugli specchi come l'interrogazione? Sì, ma comunque la differenza è che la professoressa sa che cosa devi dire, loro... Grandissimo. Il Museo Sanna viene inaugurato nel 1931 grazie alla collezione di Giovanni Antonio Sanna, a cui si aggiunsero successivamente altre collezioni private e reperti trovati grazie a scavi archeologici locali. Il museo viene totalmente rinnovato negli anni 70 grazie al professor Ercole Contu, che voleva rendere il museo un museo per tutti, ovvero semplificarlo, disporre i reperti in ordine cronologico in modo tale da essere compreso più facilmente dalle persone. Sala di Monte d'Accoddi, dove ci viene mostrato appunto questo monumento unico nella storia della storia umana e unico appunto sardo, che troviamo lungo la 131 nella strada per andare a Porto Torres. Possiamo vedere subito entrando nella sala il pannello didattico dove vediamo un po' la cronologia, come è stato fatto. Sì, l'evoluzione di Monte d'Accoddi. È un monumento unico in tutto il Mediterraneo centro-occidentale, soprattutto perché rappresenta uno dei santuari più importanti della Sardegna. Ma comunque è una bella cosa il fatto che siano stati fatti degli scavi e che anche qua al museo ci siano anche delle riproduzioni plastiche di quello che è il santuario, così anche se non si può andare fisicamente a vederlo si può trovare qua. Siamo nella sala preistorica, che è la sala con i reperti più antichi del Museo Sanna,
I primi reperti di questa sala risalgono al Paleolitico e sono appunto dei tronchi arborei silicizzati, perché ancora la Sardegna era una vasta distesa di foreste, quindi l'uomo non era ancora presente. Invece per avere delle testimonianze dell'uomo dobbiamo aspettare a 500.000 anni fa, e non vengono ritrovate comunque delle ossa umane, bensì degli strumenti in selce lavorata, che fanno pensare quindi che la Sardegna fosse già popolata da allora. Siamo nella sala delle tombe ipogeiche, chiamate così poiché venivano costruite nelle rocce, quindi erano scavate nelle rocce. Venivano chiamate anche Domus Deianas, appunto le case delle fate, e la loro funzione era quella di essere delle sepolture collettive che appartenevano al periodo del Neolitico e del Neolitico, quindi siamo nell'età del rame. Allora, erano caratterizzate da delle decorazioni in ocra rossa, che rappresentava appunto era il colore che rappresentava la rinascita, e la loro particolare, diciamo, la loro caratteristica era quella di riproporre l'ambiente della casa nelle quali i vivi vivevano durante la loro vita, appunto. Da qua arriviamo alla sala delle tombe dei giganti, che sono le tombe caratteristiche dell'età nuragica, ossia dell'età del bronzo in Sardegna, e queste tombe sono caratterizzate principalmente dalla forma di una protometaurina, ossia il muso del toro, che per i nuragici simboleggiava un po' la forza dell'uomo. Queste tombe erano tombe collettive e avevano il loro ingresso nella parte frontale. Allora, siamo nella sala fenicio-punica. Quindi stiamo parlando dell'inizio dell'VIII secolo a.C., quando i Fenici si sono stabiliti a Cartagine, in Tunisia, e iniziano a espandere il loro dominio. Allora, sono interessati molto alla Sardegna, grazie al suo territorio ricco di metallo, appunto. È la prima colonia che nasce in Sardegna, è a Sulchi, per poi espandersi e fondare le colonie di Tarros e di Cagliari. L'alternanza scuola-lavoro è un'attività che il nostro liceo scientifico Marconi porta avanti da diversi anni con molta fatica, perché i fondi sono sempre purtroppo pochissimi, però prevede uno stage lavorativo di nostri ragazzi presso degli enti come il museo oppure le varie facoltà universitarie, che offrono la possibilità ai ragazzi di sperimentare ancora una volta sul campo l'attività lavorativa presso il museo, e quindi approfondimento legato all'archeologia, oppure un'esperienza nella facoltà di veterinario, altre istituto zooprofilattico, librerie, biblioteche universitarie. Ecco, il museo da qualche anno è nato, per esempio, grazie proprio all'incontro che è arrivato con l'attività di Monumenti Aperti. I ragazzi hanno effettuato degli stage lavorativi estivi, cioè il mese di luglio loro trascorrono le 4 settimane qua presso il museo e lavorano al museo, lavorano non solo come guide, ma progettano, per esempio, anni fa una ragazza ha progettato delle attività didattiche pensate per bambini. E tu l'anno scorso hai già partecipato a Monumenti Aperti, sì. E alla fine hai fatto delle attività con i bambini. Sì. Ecco, che importanza ha far partecipare i bambini alle attività all'interno di un museo? Allora, questa iniziativa è nata dall'anno scorso, perché grazie alla mia scuola, che ha promosso il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, ho avuto la possibilità e la fortuna di lavorare all'interno di questo museo. Grazie anche alle idee dei collaboratori di questo museo, alle idee della mia professoressa, abbiamo pensato di creare delle attività ludiche all'interno del museo. Questo perché ai giorni d'oggi i bambini vanno e vengono portati, diciamo, dalle scuole al museo, ma quando loro ritornano a casa purtroppo non hanno un'idea positiva dello stesso museo, lo vedono come una lezione scolastica fine a se stessa. Il fine appunto del mio progetto, quindi il mio progetto ludico, era quello di far vivere ai bambini una giornata al museo in maniera diversa, in modo tale che loro, rientrando a casa, avessero voglia di tornare al museo e quindi avessero un ricordo della loro esperienza qui proprio al museo. Il mio progetto consisteva nel creare degli indovinelli, che comunque di oggetti che fossero all'interno del museo stesso, così li abbiamo divisi in squadre, ogni squadra aveva il nome di un'epoca storica, così loro ricordavano anche quali fossero i momenti storici più importanti, e attraverso una gara fatta con la corsa dovevano pescare un bigliettino e dovevano lavorare tutti insieme, quindi non solo diventa un'epoca
episodio un momento importante per la storia del museo, ma è anche un momento di aggregazione tra bambini che magari frequentando scuole diverse si incontrano e fanno amicizia, quindi c'è anche un secondo scopo. Inoltre appunto abbiamo simulato anche degli scavi, quindi loro iniziano anche a toccare con mano quelli che è il lavoro di un ipotetico archeologo. Abbiamo realizzato anche dei puzzle di oggetti dello stesso museo. Prima i bambini hanno fatto la visita all'interno dello stabile grazie alle guide, gli si è chiesto di focalizzare e di individuare quale oggetto loro preferissero, così anche questo ha stimolato il loro l'attenzione, quindi la curiosità che nei bambini è fondamentale. Inoltre appunto abbiamo riprodotto con dei puzzle degli oggetti presenti al museo, quindi anche l'attività manuale. Cos'è Monumenti Aperti per i ragazzi di Sassari del 2015, 13, 14, perché ormai qualche anno che si parla di questo progetto? È un progetto importantissimo, fondamentale, è diventato forse l'unico modo per far ancora innamorare i nostri giovani, i nostri ragazzi della loro città, scoprire le radici, scoprire la storia. Tante volte io sento i ragazzi dopo questa attività dire guardo, vedo Sassari, conosco Sassari grazie a questo progetto e la vedo con occhi diversi. Se non costruiamo queste radici, i ragazzi rischiamo veramente di vederli andare via e di non vederli ritornare, perché non c'è l'attaccamento necessario per voler veramente stare qua e fare qualcosa per la propria città. Si scopre la storia, si scoprono i monumenti, il valore che questa città, la sua storia veramente è fantastica. Ed è al momento l'unica possibilità, perché a scuola non si ha il tempo, non si ha la possibilità e non è previsto uno studio del territorio fatto e approfondito come si fa invece durante queste attività. Quindi è diventato veramente l'unico momento per riflettere, osservare e guardare la città.